Un solo errore, quello del migliore in campo fino a quel momento. Il portiere del Siena Mirante regala nel finale un'incredibile vittoria al Cagliari che quasi non ci sperava più. Iniziano motivatissimi i sardi che cercano di approfittare subito delle corsie esterne. Impegnata la difesa toscana con Tudor che va a chiudere. Sono Agostini e Esposito le ali che vanno a supportare il gioco d'attacco. In questa occasione Esposito ha forse troppa fretta di crossare al centro. La pressione del Cagliari sale nei primi minuti ancora a Suaso. Sul lancio di Esposito prova a entrare in area e Mirante questa volta deve uscire per disinnescare il pericolo. Il Siena mette fuori la testa al 14° con Molinaro, quasi terza punta con Bogdani e Chiesa, i due un po' in ombra nelle fasi iniziali. Al 27° il Cagliari ha ancora un'occasione, Suaso punta Tudor, il palo alla sinistra di Mirante, la palla esce di pochissimo. Replica il Siena con Molinaro, testa su questo tiro a spiovere che tiene in allerta Chimenti. Anche la ripresa segue lo stesso filo conduttore con Suaso scatenato che si fa 40 metri di campo, poi si chiude la difesa del Siena e lui perde l'attimo per il tiro finale. Chiesa protagonista al sesto con questo sinistro che va a colpire la traversa. È giusto un sussulto nell'ambito del monologo del Cagliari. Cerca quasi il contatto con Tudor, Suaso cadendo in area al 35°, mentre un minuto dopo i sardi rimangono in 10. Perdono Bega per infortunio e hanno già fatto 3 sostituzioni. Ma il Cagliari non fa una piega e continua a macinare gioco e occasioni fino all'incredibile finale. Quel lancio lungo per Suaso che affonda in area e costruisce la beffa. Tudor si scontra con Mirante, cui sfugge il pallone forse per troppa sicurezza. Ne approfitta Suaso che insacca tra la meraviglia di tutti, lo stupore di De Canio e la rabbia di Enrico Chiesa, che abbandona il campo a un minuto dalla fine.